succede solo su Roma Talk Radio. Davvero un piacere averlo in diretta con noi, vediamo se ci sente. Sandro Tovaglieri, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Sandro, davvero benvenuto a Fame da Lupi, contenitore chiaramente parla di colori che tu ben conosci, i colori giallorossi. Ci senti? Mi sento malissimo. Aspetta, proviamo a sistemare, meglio? Adesso sì. Perfetto, perfetto. Sandro, buongiorno, buongiorno. Ti dicevo, è un piacere, questo è Fame da Lupi, contenitore dalle tinte giallorosse, quelle che tu conosci assolutamente, assolutamente bene, no? Certo, tra l'altro Sandro Tovaglieri ha avuto anche, oltre ovviamente giocare così nella S Roma, ha avuto, non so se posso dire la fortuna, la bravura, comunque la capacità anche di essere allenatore nel settore giovanile della Roma, dico bene Sandro? Sono stato, sono tolto delle bellissime soddisfazioni, abbiamo lavorato con ragazzi splendidi che oggi ti vedo con molto piacere, che si sono messi alla ribalta del calcio importante, hanno esordito anche in Serie A, quindi ne posso citare tantissimi, insomma, ecco, il tempo della direzione, Pellegrini, il Berrega a Perugia, i fratelli Ricci, insomma, tutti romagnoli stesso, sì. Tutti ragazzi che ho avuto il piacere di allenarli, che ho avuto un bellissimo rapporto, e per noi, insomma, lavoriamo nei settori giovani, di vedere un proprio allievo insieme a tutti gli altri allenatori fargli esordire ai massimi livelli, credo che sia motivo di grande soddisfazione. Tra l'altro non è un mistero, insomma, tu da qualche anno poi hai una scuola calcio, no, sul litorale romano. Io ogni tanto ti sento lontanissimo, scusami perché se no non riesco a sentire. Mi senti? Adesso sì. Ok, allora, dicevo, non è un mistero che Sandro Tovaglieri poi abbia una scuola calcio sul litorale romano, no? E fai crescere così tanti, tanti talenti? Ma diciamo sì, che noi abbiamo improntato un lavoro con questi ragazzi, che poi credo che l'aspetto più importante, oltre all'aspetto tecnico del giocatore, è per tirare fuori dalla strada tantissimi ragazzi, dargli l'opportunità di passare 2 ore al giorno al campo per insegnargli, insomma, anche il resto della vita, che non è solamente il calcio, per poter prendere, insomma, delle vie giuste, visto, insomma, che nel 2015 percorriamo sempre delle tappe abbastanza negative con i giovani, quindi è anche un approccio affinché i ragazzi possano crescere nella maniera più bella. Abbiamo una scuola calcio importante, contiamo 430 ragazzi, quindi è un grandissimo impegno, ma una grandissima soddisfazione, perché insomma stare sempre a stretto contatto con questi bambini un po' più piccoli, un po' più grandi, è sinonimo di, insomma, di passione, di amore, perché se non si ha passione e amore con i ragazzi, allora non si può fare questo tipo di lavoro. Assolutamente, assolutamente. E tra l'altro ti ho visto quando, insomma, si fa il campus quello estivo, no, della S Roma con i ragazzi a Trigoria, tu allenavi appunto il settore giovanile, ti ho visto proprio all'opera quando ti soffermavi con qualche ragazzo, con qualche bambino, a parlarci, vedo che hai molta attenzione, no, al dettaglio, alla cura proprio dell'individuo, del piccolo individuo, sì, del bambino, insomma, che si approccia a questo sport, che comunque ha la passione per questo sport. Ma sì, quando noi facevamo i campus con la Roma, l'approccio, quello iniziale, parlando anche con le loro famiglie, sì, era di far passare una settimana di puro divertimento alla fine, perché insomma vengono in un contesto dove potevano avere la possibilità anche di incrociare qualche giocatore, e poi magari questi sono ancora piccolini, quindi i genitori, la classica domanda, sai il bello di papà, questo chi era, questo è, loro rimanevano a bocca aperta, no? Poi il giorno dopo arrivavano e mi dicevano, mister, sai che sono andato a vedere i tuoi gol, quindi già sapevano tutto, il soprannome, il nome, la carriera, quindi i ragazzi ne fanno presto a memorizzare, non è che fa come noi, insomma. Eh sì. Allora Sandro, era bello allenarli, perché poi magari, ecco, facevamo anche concentrati su gruppi di lavoro, che ne so, gli attaccanti, magari era giusto che ci stavo io, che c'era
c'era Roberto Mossi, i difensori magari, sì, c'era qualche giocatore che aveva fatto difensori, quindi cercavi anche di fargli fare dei lavori affinché quella settimana potessero apprendere delle cose che in questo momento giustamente magari non avevano e non hanno. Sì, assolutamente, assolutamente, veramente ho voluto iniziare proprio da lì, perché poi so, insomma, questa passione che ha, insomma, è la scuola calcio stessa, lo dimostra. Vogliamo ricordare anche, insomma, se ti va, il memorial che si svolge, no, in onore di tua moglie? Sì, sì, vabbè, inizia a fine agosto e tutta la settimana di settembre, ormai sono 7 anni che lo facciamo, ha preso sicuramente un fascino particolare il ricordo di una persona, purtroppo è venuta a mancare troppo giovane, ma la ricordiamo con grande affetto e cerchiamo, insomma, di renderla felice facendo venire a rappresentarla squadre importanti. È diventato un torneo a livello internazionale, quest'anno lo porteremo sicuramente a 20 squadre invece di 16, c'è una nuova entry che è il Porto, ci dovrebbe essere al 99% anche il Paris Saint Germain, quindi è un torneo dove tutte le società italiane e straniere vogliono venire qua, perché poi alla fine è un confronto per vedere anche il valore tecnico delle squadre, oltre naturalmente alla Roma, all'Inter, al Milan, alla Juve. Quindi è un torneo che sicuramente è diventato uno dei più prestigiosi e sono contento alla fine per Laura, perché la ricordiamo, io la ricorderò per tutta la vita, magari la gente che non l'ha conosciuta quella settimana veramente rimane in modo commosso, perché si racconta la creatura, insomma, della scuola calcio. Nasce il nome Racing, nasce da una sua iniziativa, una sua idea, e quindi noi cerchiamo di portarla avanti onorandola nel modo migliore come lei si merita, insomma. Assolutamente, ti faccio i complimenti, ovviamente ti do un abbraccio, insomma, per... Grazie. Allora Sandro, invece veniamo un po' all'oggi. Io ti ricordo bene, perché insomma non sono giovanissimo, c'ho una certa età, ma il mio compagno di trasmissione è più giovane, Gianandrea Noto, che è qui con me, te lo presento. Eccoci, buongiorno Sandro. Ciao. Vogliamo spiegare a questo ragazzo da dove veniva questo soprannome, il Cobra? Il soprannome Cobra è derivato negli anni di Bari, dove alcuni giocatori tipo Fontana, Montanari, parlando un giorno nello spogliatoio, ci siamo messi un pochettino a scherzare e ridere, perché era un momento di grande felicità, perché venivamo da risultati importanti dove nessuno se lo aspettava. Abbiamo cominciato a vedere ogni giocatore un soprannome, e quindi quando è arrivato il mio nome, insomma, questi hanno detto: tu sei un uomo d'area di rigore, ogni palla che sguscia via così fai gol, sei velenoso. E quindi dice: il velenoso di chi ce l'ha, il serpente, il cobra. E da lì è nato questo soprannome che praticamente nel restante corso della mia carriera ha fatto sparire il cognome, perché tutti i tifosi andavano in giro con le maglie del cobra, e ha portato anche dei frutti importante a livello di reti, perché insomma 40, dimmi se sono giusti i dati, 40 gol e 81 presenze? Sì, lì ho avuto, diciamo, una media straordinaria, nonostante ho avuto due infortuni abbastanza importanti che non mi hanno permesso neanche di poter lottare fino alla fine della classifica di cannonieri, perché io fino a un certo punto ero l'unico italiano che era in lizza con Battistuta, o questi personaggi, insomma, giocatorini piccoli e quindi era una grande soddisfazione, insomma, a 31-32 anni, ecco, che posso fare resoconto e il toni della situazione, un italiano che ha 38 anni, credo, sì, che sia motivo di soddisfazione per noi italiani che un giovanotto di 38 anni ancora fa 20 gol e magari si trova Tevez, questi qua che lotta per vincere il capocannoniere, alla fine ci riesce anche, in considerazione anche del fatto che poi, ecco, sono squadre in cui è molto difficile fare 20 gol, 22 gol, 17 gol, perché
campioni potenzialmente non ne hai, quindi sei un po' miscelato da giocatori importanti e soprattutto da ragazzi. Ci vorrebbe... Però quando c'è il gruppo, c'è l'amicizia, c'è l'unione, non servono i grandi campioni per raggiungere, secondo me, dei risultati importanti. Con i grandi campioni, se non si va d'accordo, il campionato diventa sempre poco soddisfacente. Difficile, difficile. Hai fatto benissimo, poi successivamente pure a Cagliari, 23 presenze e 12 gol, quindi più o meno la media è quella. Beh sì, a Cagliari sono arrivato a novembre, quindi ho fatto 12 gol e un gol nello spareggio l'anno della retrocessione con Mazzone. Io sono abituato che ogni maglia che ho indossato ho sempre un grandissimo rispetto, perché anche se la indossi solamente un giorno o un mese, va onorata e rispettata e vanno vissuti i momenti e vanno ricordati sempre i tifosi che ti hanno acclamato. Poi è indubbio che ci sono delle realtà diverse, no? Quindi io, è normale che per me ai primi posti c'è stata la Roma e c'è stato il Bari, perché la Roma è una cosa proprio di nascita affettiva, e a 10 anni già indossavo la magliettina della Roma e ho vinto il Viareggio, ho vinto il campionato degli allievi nazionali, ho 16 anni l'anno dello scudetto 82-83, il grande Nils Lidom mi porta in panchina all'ultima giornata di andata di Roma a Genova, a 16 anni, insomma, davanti a 80.000 persone. Poi esordito in Serie A a 20 anni, ho fatto il primo gol con la maglia della Roma contro Maradona al San Paolo, quindi come fai, insomma, a non metterla al primo posto? Poi Bari, perché è stata alla fine anche lei una seconda casa, perché insomma 3 anni intensi di amore veramente puro, perché lì è una città che vedono molto l'attaccamento alla maglia, al di là dei gol che puoi realizzare o meno, che poi hanno la loro importanza, perché l'attaccante, se non fa gol, è normale che viene giudicato non positivo. Io ho avuto anche il piacere e la fortuna, grazie ai miei compagni, di fare tantissimi gol. A distanza di 20 anni è rimasto l'affetto immutato, io nei miei confronti loro e loro nei miei confronti. Bene, Gianandrea Noto. Eccoci, tu oltre a dedicarti alla tua scuola calcio ad Ardea, sei anche allenatore. Come l'hai presa, insomma, la conferma di Rudy Garcia? Pensi che sia giusto così? Vorresti vedere un altro allenatore alla Roma? Insomma, dici la tua. Io credo che quando si sposa un progetto si debba andare avanti con le convinzioni positive. Questo è un allenatore che l'anno scorso ha preso una situazione, credo, abbastanza complicata, no? L'esperienza della Coppa Italia, la finale persa con la Lazio, c'era un pochettino di confusione, un grandissimo malcontento nella tifoseria. Lui ha fatto benissimo lo scorso anno, ha riportato entusiasmo, ha riportato una squadra che fino a un certo punto è stata in lotta addirittura per vincere lo scudetto, ha raggiunto un piazzamento facendo un gioco spettacolare. Quest'anno era partito sicuramente con buoni propositi e la squadra aveva confermato in pieno il valore. Poi un pochettino dall'esterno magari non si percepiscono delle cose, sicuramente qualche cosa non è andata per il verso giusto, perché la squadra sicuramente ha avuto una flessione, però buttarlo a mare dopo un'annata che poi alla fine siamo arrivati sempre secondi, insomma, abbiamo la possibilità di rifare una Champions, vedo che abbia fatto 2 campionati importanti, in considerazione del fatto che purtroppo in questi 2 anni abbiamo trovato una squadra, la Juventus, che è molto difficile, insomma, da poter superare e stargli dietro. Quindi io credo che sia giusto e importante la riconferma sua, se si vuole usare un progetto, perché se ogni 2 anni si cambia un allenatore si deve ricominciare sempre da zero. È indubbio che ci servono dei grandi giocatori per stare a ridosso della Juventus, perché il potenziale della Juve sicuramente è molto più superiore rispetto al nostro e delle altre squadre. Bene, bene, sei praticamente della nostra stessa linea, perché anche noi pensiamo che si debba dare una certa continuità al progetto della Roma. Ricordavamo che prima di Garcia, sotto la società americana, gli allenatori sono durati massimo 8 mesi, e questo
anche un po' inaccettabile per una squadra che vuole puntare a titoli importanti. E detto ciò, no, è stato riconfermato Garcia. E quali giocatori invece ritieni incedibili per poter fare un'ottima stagione il prossimo anno? Guarda, la Roma ha dei giocatori straordinari di qualità, di quantità. Sicuramente un attaccante di peso serve un attaccante di peso che possa, insomma, tutti quei palloni che entrano da dentro col gioco della Roma, un attaccante importante che ti possa fare dei gol. La Roma ha dimostrato nel corso della sua storia che quando uno dei grandi attaccanti, appunto, sempre detto, il capitano ha 38 anni e quindi non è che possiamo pretendere quello che faceva precedentemente, anche se poi alla fine dell'anno vai a vedere i rendimenti, lui magari non ti fa più i 20 gol, ma gli 8-9 gol, gli assist, qualche calcio di rigore che prende, insomma, è sempre il suo rendimento, però è normale che ci vuole un attaccante di spessore, e credo che debba essere rinforzata anche un pochettino, anche soprattutto in difesa. La difesa quest'anno mi ha lasciato un pochettino a desiderare, è vero che purtroppo è venuto a mancare il Castagne, che era un punto importante, però abbiamo preso Manolassi, che è un buon giocatore, Giancambiua che secondo me non ha fatto un grande campionato, però ha avuto il piacere, la soddisfazione di fare il gol. Ha fatto la cosa più importante. Ha fatto la cosa più importante, però credo che se una società ha degli obiettivi importanti, qualche anno fa, insomma, c'avevamo Marquinhos, c'avevamo Benatia, c'avevamo Castagne, insomma, non possiamo passare per giocatori così straordinari ogni anno a vendere un giocatore e poi prendere un altro magari non nella stessa lunghezza d'onda o quanto bravo Benatia, perché sicuramente il cambio di Giancambiua, Manolassi è molto bravo, però Manolassi secondo me deve giocare con un centrale di difesa anche bravo come lui, se no va in difficoltà a fare qualche errore. E credo anche un portiere, perché insomma De Santis, per quanto ha doti straordinari, ma anche lui l'età anagrafica a livello calcistico, perché poi alla fine siamo ancora giovani noi che abbiamo 50 anni, figuriamoci loro che ce ne hanno 37-38, però credo che un giocatore un pochettino un po' più giovane serva. Facciamo finta che per un giorno, per un attimo, sia così. Tanto di non perdere naturalmente anche Nainggolan, perché ancora non si sa, perché quello è tipo che è uno dei giocatori più importanti del centrocampo. Sandro, sì. Facciamo finta per un attimo che sia tu il DS della Roma, visto che hai toccato un po' tutti i ruoli. Tu chi andresti a prendere? Proprio parlo al di là, lasciamo magari correre, è chiaro, tralasciamo gli imprendibili, ingaggi di Ibra, giocatori del genere, però tra i nomi che si fanno, oppure i nomi che proprio piacerebbero a te per puntellare questa rosa? Guarda, mi fai una domanda un pochettino particolare. Io credo che noi abbiamo un grande direttore che soprattutto per i giovani sa lavorare benissimo, dalla scoperta di tanti talenti che l'ha portati. Normale che i giovani possono avere sempre delle flessioni un pochettino negative nel corso del campionato, lì si sentirebbero dei giocatori importanti che non aspetta a me. Io per esempio l'anno scorso non mi sarei fatto scappare il giocatore che ha preso la direzione. Caso mi sfugge il nome, lo straniero del Chelsea? Quello che stava Salah, sì, scusa, non mi viene, cioè quello era un giocatore che noi avevamo la potenzialità per prenderlo, invece siamo andati a prendere un giocatore che sicuramente non era l'ultimo di stare in una squadra importante, in una difesa importante, sì. E quindi vanno presi 3-4 campioni, che credo che la società, insomma, insieme all'allenatore, sarà già coltivando i giocatori che servono. Adesso dire da tifoso te potrei dire magari ne prendono il primo, il Cicavani, avrei preso anche Eto, Drogba, perché questi sono giocatori intramontabili che ti rendono tanto, però insomma da tifoso si vorrebbero 11 totti, sì. Da
società, poi ci sono anche altre esigenze naturalmente. Va bene, va bene. E allora ti sentivo solo un appunto. Noi abbiamo avuto anche qualche settimana fa, no, un signore che conosci benissimo, Antonio Di Carlo. E... No. Sì, infatti. E forse ci avete... era un piacere giocarci insieme, perché basta che facevo un movimento mi metteva la palla al punto giusto per tirare in porta e fare diverse volte i gol. Un giocatore tecnicamente straordinario. Avessi avuto un pochettino più di capoccella avrei fatto sicuramente qualcosa in più. Abbiamo scherzato anche con lui, forse era troppo bello il bello, era, no? Era un bel piacere, dai, diciamo. Era un bel piacere. Però sai noi avevamo 20 anni, insomma. Beh, sì. A 20 anni, adesso a 50 anni ragioni in un'altra maniera. A 20 anni magari non ti rendi neanche conto dell'opportunità che ti si sta creando a livello calcistico, magari commetti anche degli errori come l'hanno commesso tutti, insomma. Ti volevo chiedere se hai, proprio su questo, no? Citavo Di Carlo perché comunque è stato un tuo compagno, e, se hai un ricordo particolare legato magari allo spogliatoio della Roma o anche di altre squadre, di un compagno oppure di una situazione, qualcosa che veramente ti ha magari o ti ha emozionato o ti ha gratificato, che ricordi davvero con piacere, poi quando nel 2000 credo tu ti sei ritirato dal calcio, no? Nel 2000 hai lasciato il calcio. Ti ricordi bellissimi, ce ne ho tanti, perché io poi ero un giocatore molto, molto scaramantico, io usavo le mie reti ogni sabato quando andavo in ritiro, cioè io volevo il massaggiatore in camera il sabato sera per farmi fare il massaggio, la domenica mattina volevo andarci in camera con il Corriere dello Sport, perché la domenica facevo sempre gol. A Perugia ho questo ricordo che credo che sia una cosa bellissima, ma in quel momento è imbarazzante. Io giocavo con la Sampdoria e nel 97 avevo una grandissima squadra allenata da Luis Cesare Menotti, insomma, giocavo con me Montella, con Crisma, con Mialovic, con Carembo, con Verone, con Bogossian, insomma, la squadra da scudetto. E poi a gennaio passai a Perugia perché Gaucci voleva andare in Serie A, prese a me e Sandro Melli, e quindi fece un reparto di attacco, io Melli e Ramaric, non so se ve lo ricordate, sì, la Ramaric, sì. Era fortissimo, e quindi sai, scendi dalla Serie A, vai dalla scendi in B, la gente si aspetta come che hai e tu fai 3 gol a partita, e io feci 5-6 partite che non riuscii a fare gol, no? Facevo fatica ad ambientarmi. Allora, alle 2:30 mi ricordo a Perugia, andiamo a vedere con magazzinieri i pacchetti del campo, e la Rafa ci fa, prendiamo 5 centimetri di caffè e ci andiamo a fare una sigaretta. Sì. 30 minuti da riscaldamento. Io lo guardai e gli dissi, ma tu stai fuori? E tra la sigaretta. Dice, sì, andiamo a fare una sigaretta. E ci siamo nascosti, no, prima del riscaldamento. Vabbè, volevo sapere come è finito il risultato? Vai. Perugia 2, Monza 0, gol mio e gol di Ramaric. Grande. A quel giorno caffè e sigaretta? E il mister Ilario Castagnana, che di persona lo sapeva, tant'è che era vice direttore del Corriere dello Sport, ci fece anche l'articolo di questa famosa. Insomma, io conclusi la stagione con 12 gol. Andammo a fare lo spareggio, se ti ricordi, a Reggio Emilia contro il Torino. Mm-hmm. Facemmo 1-1 i tempi regolamentari e supplementari, feci gol io e gol Ferrante. E poi andammo ai rigori. Io ero l'ultimo rigorista, quindi il Torino su 5 rigori ne aveva tirati 5, ne aveva sbagliato uno, 4 su 4, e io avevo il tendine di Achille mezzo malandato, tant'è che l'anno dopo smisi di giocare, ero allenato un giorno quella settimana. Mi è capitato il rigore decisivo sotto la volta dei miei due soci e feci gol. Quindi immagino che si è tolto le scaramanzie, però sì. I ricordi belli sono tanti, i ricordi belli sono a 20 anni con la Roma che hanno fatto simbolo del pullman di Sergio Freddi quando andavano col pulmino alla Trigoria, e proprio tutti i cori, io facevo i cori di tutta la curva sud e dietro con grandi campioni, perché io ho giocato con Bruzzo, con Bruzzo,
Totti, con Serese, con Mela e chi più ne ha più ne metta. Quindi io a 20 anni mi avevano preso con affetto e con un bene, quindi sono diventato il capultra del culto della storia all'Olimpico. E quindi sono ricordi belli, perché alla fine a 20 anni, se questi grandi campioni ti vogliono bene, significa che tu ti sei proposto nella maniera più bella, perché a 20 anni purtroppo se ne vedono i personaggi che si montano subito la testa e non riescono a fare la carriera che meriterebbero per le qualità tecniche. Sì, sì, è quello magari il limite di tanti, tanti ragazzi. Gian Andrea. Eccoci. Se tu potessi tornare nel calcio che conta, volevo chiederti se lasceresti comunque la gestione della tua scuola calcio a qualcun altro, se accetteresti o meno. Dici un po' su questo. Se tu potessi tornare a allenare una squadra importante, tornare nel calcio che conta, saresti disposto a comunque a mettere in secondo piano la tua scuola calcio per appunto tornare su livelli? Io ho preso una grande delusione andando via dalla Roma, perché mi è molto sinceramente dispiaciuto. Dopo una settimana, che dopo 6 anni che i genitori giù con i bambini mi vedevano pochissimo, ho ripreso l'entusiasmo. Poi lì a me sinceramente manca una sfera molto, molto affettiva, che faccio fatica, insomma, in questo momento mi sono concentrato sul lavoro, la mia famiglia qui, con i miei figli che stanno qui, viviamo a 2 passi, quindi in questo momento non ci penso, mi voglio concentrare, però insomma se dovesse capitare, cioè, credo che 13 anni giù a Racing Club, io alla fine ho fatto anche 2 anni adesso allenatore per i campionati, però se dice più giù a scuola calcio mia responsabile di tutto il settore, perché le famiglie vogliono parlare sempre con te, ti voglio rapportare con gli allenatori, però un giorno mai dire mai, insomma, se c'è l'occasione uno la sviluppa, la si concentra e valuta, però laggiù sicuramente c'è un legame, oltre ai bambini c'è un legame affettivo con mia moglie. Benissimo. E questo la dimensione, la caratura della persona, Sandro Tovaglieri, al di là poi di quello che è stato il calciatore. Sandro, non ti voglio trattenere oltre, perché ci hai regalato praticamente quasi mezz'ora, tra l'altro ci hai raccontato degli aneddoti bellissimi, degli spaccati anche di spogliatoio di calcio, veramente è stato un collegamento bellissimo, è stato un piacere averti. Prima il calcio era un'altra cosa, c'erano più valori, c'era molto più rispetto tra calciatori, ma soprattutto tra calciatori e tifoseria. E noi abbiamo un legame bellissimo a Roma con i tifosi, usciamo tranquillamente i cancelli, certo non potevamo fare 1000 autografi e 1000 foto perché la massa di gente era altissima, però cercavamo ogni giorno di accontentare tutti, andavamo tranquillamente nei club senza neanche essere scortati dai dirigenti, 10 minuti, un quarto d'ora, stavamo proprio tutta la serata lì, era una cosa bella. E poi era un calcio italiano, che c'erano gli italiani, quello lasciatemelo dire, perché oggi parlare di calcio italiano con mezzo giocatore italiano e tutti stranieri, mi dispiace un pochettino, perché si perde il valore del settore giovanile di tanti grandi ragazzi che possono sicuramente sostituire, non dico i grandi giocatori che ben vengano, ma sono venuti anche grandi bidoni in Italia, dobbiamo dare spazio sicuramente ai nostri atleti. Ah beh, assolutamente, delle volte si gioca e si scherza, no? Si dice, se questo qui magari fosse arrivato dal Brasile, chissà come se ne sarebbe parlato. E pensiamo, no, c'ho in mente Roma-Genoa, quella discesa di Florenzi, no? Quella discesa che poi è terminata col gol, dove lui ha detto una cosa bellissima, ha detto: io sapevo che in quel momento portavo al sicuro il risultato, perché era lo scadere, sentivo, ero distrutto, ma sentivo la forza della gente dietro, dello Stadio Olimpico, che mi spingeva, e quindi sarei stato contento allo stesso modo se avessi portato il pallone oltre la linea di fondo, perché sarebbe voluto dire, no? Un giovane saggio, un ragazzo che oltre alle qualità tecniche io ho avuto il piacere di conoscerlo, e a distanza di anni quando mi vede a Trigoria mi saluta come
se fosse ancora bambino, non si è montato la testa, è molto attaccato alla maglia e quindi è romanista dalla nascita, quindi questi sono i giocatori che dovrebbero insomma indossare questa maglia, perché anche magari se non si vince o è, però siamo sicuri tutti che danno al 100%. Comunque c'è un giocatore, concludiamo, che può sostituire un domani, io mi auguro sempre il più tardi possibile, perché per me il capitano rimane sempre il capitano anche quando smetterà di giocare, però darei un consiglio alla Roma di non cedere, di voltare in prestito Verde e di confermarlo e di dargli la possibilità, perché io ho avuto il piacere di allenarlo, non vi dico che abbiamo trovato un nuovo Totti, ma questo ha delle qualità forte, vero? Ha delle qualità eccezionali, è tutto sinistro, è migliorato anche un po' di destro, deve migliorare un pochettino nei sacrifici, ma tecnicamente è qualche cosa di imbarazzante per quanto è forte, e sicuramente l'esperienza in questi anni con questi grandi campioni l'ha dimostrato a Cagliari, no? Insomma, 18 anni, fa quella giocata, non è da tutti, No. Non ce l'hai le qualità, altrimenti quelle giocate non ti riescono. E quindi mi auguro che possa far parte e di dargli fiducia, perché sarà un giocatore che ne sentiremo parlare nel modo migliore. Bene, bene. Sandro Tovaglieri, è stato davvero, davvero un piacere averti qua ospite a Fame da Lupi. Ci hai ricordato poi, parte l'amore che hai, no, per questa maglia, per questi colori, il rispetto, no, della maglia che si indossa, poi a prescindere dai colori che si vestono, rispetto che poi è scemato un po', perché giustamente, come ricordavi tu, il calcio è andato cambiando nel corso degli anni. Sì, però se voi vi fate un giro nelle città, vi rendete conto che poi i tifosi si ricordano potenzialmente sempre tanti ex, addirittura di tanti, tanti, tanti anni fa. Sì. Quindi adesso, fra 10 anni, non so se se le ricordano per tutte le cavolate che hanno fatto. Questa purtroppo è la verità, vogliamo, la gente vuole far ricordarci di Balotelli, di qualche altro, che hanno fatto tantissime cavolate quando hanno un talento straordinario e potevano vincere palloni d'oro e potevano diventare dei grandi campioni, se li sono persi. Poi io sono uno pane pane vino vino, io le dico in faccia le cose, perché alla fine è giusto così, non mi nascondo dietro un dito, bello o brutta che sia, credo che sia giusto così. Ci sono dei giocatori che devono fare qualcosa in più, hanno macchiato l'immagine loro, di se stessi e soprattutto del paese nostro, che non, sicuramente non si rispecchiano i tifosi con questi atteggiamenti. Grandissimo, sì. Grandissimo discorso, pienamente, pienamente d'accordo. Sandro, io stesso che non ho vissuto quella Roma, perché sono nato un tantino più tardi, ho grande rispetto sia per, ma anche sia per la Roma, appunto, degli ex giocatori della Roma, ma soprattutto per quell'epoca, per quel calcio. Quindi davvero condivido in pieno ciò che hai detto, Sandro. Ok, è stato un grande piacere veramente, vi auguro una buona giornata, io me ne vado giù con i bambini che stiamo facendo i tornei e quindi me ne vado un po' al campo a respirare l'aria di quello, a divertire con i bambini un po' meno con i genitori, arrabbiarti con i genitori, perché lì vogliono tutti che diventano Totti, Tovaglieri, Cruzzo, Falcao, no, Conti, invece la cultura sportiva purtroppo in Italia è molto molto bassa, non riescono a capire che sono bambini che si devono divertire e pretendono ciò che loro non hanno e vorrebbero che i loro figli diventassero calciatori, di risolvere i problemi che loro in passato non hanno potuto fare e vorrebbero trasmetterli ai figli. Invece secondo me il calcio a livello giovanile è un'altra cosa, è divertimento, passione e impegno, se rilascio ci mancherebbe, per far crescere, altre cose non ce ne sono. Assolutamente. È sempre il campo che dice chi è bravo, chi può giocare in Serie A e chi può rimanere in prima categoria. Sì, sì. Sandro, io te lo dico in diretta, è stato davvero un bel collegamento, il più bello per vari fattori che abbiamo fatto fino ad oggi, anche emozionante a tratti, quindi ti ringrazio davvero tantissimo. Grazie Sandro. Magari ti vengo a trovare, mi vengo a prendere un caffè lì al campo, dai, così scambiamo due chiacchiere. Ti abbraccio. Salutone. Grazie a Sandro Tovaglieri, grazie.